Buongiorno a tutti, mi confermate solo per favore che mi sentite? Ok, e, vedo che c'è già una mano alzata, se volete scrivere sulla chat se c'è qualche problema, per favore. Ok, perfetto. Sì, mi confermano tutti che si sente. Ok. Dunque, benvenuti innanzitutto a questo webinar sulla legge di bilancio. Tratteremo nello specifico ovviamente le novità relative al lavoro, le novità sulle assunzioni, insomma la cassa integrazione. Adesso faremo una breve carrellata di tutto ciò che riguarda i dipendenti e datori di lavoro sostanzialmente. E lasceremo al fondo uno spazio per le domande, quindi speriamo comunque di essere esaustivi anche durante il webinar e al fondo potrete porre le domande, ancora i dubbi che vi rimangono, insomma. Allora, partiamo innanzitutto con la cassa integrazione. Come forse avrete sentito, ho letto sui giornali, sono state aggiunte ulteriori 12 settimane di cassa integrazione con la causale Covid. La novità rispetto ai decreti che ci sono stati in precedenza è che c'è una differenziazione per il periodo di fruizione fra le aziende tutelate dalla CIGO, quindi le aziende sostanzialmente quelle inquadrate come industria, e le altre aziende che sono state invece tutelate finora dalla cassa in deroga e dall'assegno ordinario FIS, quindi sono sempre 12 settimane, però le prime potranno fruire di queste 12 settimane fino al 31.3 e le altre fino al 36, però sempre 12 settimane solo sono. È stato, non si dovrà pagare il contributo addizionale e c'è il nuovo spartiacque che praticamente mette, diciamo, un punto a capo all'1/1/2021, per cui tutte le settimane usate dopo l'1/1/2021 andranno a scalare da queste 12 settimane previste dalla legge di bilancio. Quindi, in altre parole, se un'azienda aveva chiesto delle settimane e le aveva avute autorizzate per il decreto ristori, le aveva pianificate dopo l'1/1, queste settimane andranno sostanzialmente perse perché andranno ad essere stornate da queste 12 settimane. Per farvi un esempio pratico che si capisce sempre meglio, se l'azienda aveva chiesto, ad esempio, un'azienda aveva chiesto 6 settimane a cavallo fra dicembre e gennaio, di cui 3 settimane le aveva già fatte a dicembre, 3 settimane erano pianificate a gennaio, quelle 3 settimane pianificate a gennaio e autorizzate andranno già ad essere scalate dalle 12 della legge di bilancio. È stato confermato dalla legge di bilancio anche l'esonero alternativo all'utilizzo della cassa integrazione, quindi per poterlo utilizzare ovviamente non bisogna fare domanda di cassa. L'ammontare dello sgravio è ancora meno appetibile rispetto a quello che era stato definito dal decreto agosto, vale a dire che si parla dello sgravio, praticamente è la contribuzione che non è stata versata per i mesi di maggio-giugno, quindi si fa sostanzialmente si fa il conteggio di numero di ore di cassa integrazione fruite dall'azienda tra maggio e giugno, si calcolano i contributi che l'azienda avrebbe dovuto versare, che non ha versato perché ha utilizzato gli ammortizzatori sociali, e quello sarà l'ammontare dello sgravio utilizzabile per un massimo di 8 settimane. Avevamo fatto delle simulazioni per il decreto agosto, dove si prevedeva il doppio dei contributi a carico del datore di lavoro e già non era appetibile. Avendo dimezzato ancora lo sgravio, io dubito che per la maggior parte delle aziende sia appetibile, insomma, è alquanto difficile a mio avviso. Quindi le considerazioni che avevamo fatto per il decreto agosto rimangono valide, vale a dire che più si è fruito di cassa nei mesi di maggio-giugno, più lo sgravio diventa appetibile. E le aziende che hanno fruito ferie e permessi nei mesi di maggio-giugno vengono ovviamente penalizzate ai fini dello sgravio, perché chi ha fruito ferie e permessi non ha vantaggi in termini di sgravio.
Uno strumento però confermato dalla legge di bilancio, che era già stato introdotto dal decreto agosto, viene confermato ed è alquanto interessante, a nostro avviso, dato dal Fondo Nuove Competenze. Il Fondo Nuove Competenze è uno strumento volto, in un certo senso, può essere anche utilizzato in casi di cali di lavoro. Non necessariamente, però anche in casi di cali di lavoro, quindi in questo caso è uno strumento che vuol fornire delle nuove competenze appunto ai lavoratori per adeguarli ai nuovi scenari di mercato. Il monte ore per ciascun lavoratore massimo è di 250 ore. Dovrà essere sottoscritto un accordo sindacale in cui si definisce nel dettaglio il piano formativo, quindi le competenze che dovranno essere acquisite dai lavoratori. E l'azienda vedrà in questo modo che il Fondo Nuove Competenze coprirà il costo orario più i contributi del lavoratore che è stato coinvolto nella formazione. Ovviamente, l'azienda sarà libera comunque di, ad esempio, appoggiarsi alla formazione finanziata e quindi, vedere da una parte il costo del personale coinvolto nella formazione coperto da questo Fondo Nuove Competenze, dall'altra il costo dei corsi potrebbe essere coperto o dalla formazione finanziata, quindi per capirci fondi impresa, o in alternativa, ad esempio, se si tratta di formazione per l'industria 4.0, ad esempio dal credito d'imposta. Quindi diventa molto conveniente a questo punto optare per questa opzione, perché il vantaggio è che non è che ho i lavoratori fermi in cassa, ma lì sostanzialmente io non ho quasi, il costo è molto ridotto e in più li sto anche formando. Quali sono i passaggi per implementare questi piani ed avere appunto il rimborso delle ore di formazione sostanzialmente sostenute? Innanzitutto occorre definire un progetto formativo in cui si definiscono i lavoratori coinvolti, le competenze che devono essere acquisiti e i tempi e le modalità, dove ricordiamo che come tempi sono massimo 250 ore a lavoratore. È stato chiarito che io posso utilizzare contemporaneamente Cassa Integrazione e Fondo Nuove Competenze a patto che il lavoratore coinvolto dal Fondo Nuove Competenze non sia coinvolto nella Cassa Integrazione. Quindi sostanzialmente posso, sul lavoratore devo scegliere quale strumento utilizzare, però posso utilizzarle anche entrambe. L'azienda sceglierà se erogare la formazione internamente o esternamente e sceglierà se farlo in modo finanziato o meno. Dovrà poi sottoscrivere un accordo sindacale con i sindacati più rappresentativi, presenterà domanda poi all'ANPAL che dovrà rispondere entro 5 giorni. Dovrà poi realizzare la formazione che sarà o in e-learning o in aula, chiaramente, però è più facile questo periodo in e-learning, sappiamo. E in ultimo dovrà essere validata l'acquisizione delle competenze da parte di un soggetto terzo. L'ANPAL ha dichiarato che è preferibile che il soggetto terzo sia un soggetto diverso rispetto a quello che ha erogato la formazione. Permane il blocco dei licenziamenti per ora fino al 31/3. Voci di corridoio ministeriali dicono che potrebbe essere prorogato fino al 36. Quindi al 30 di giugno. Il blocco dei licenziamenti riguarda motivi che quelli chiamati in termini giuridici per giustificato motivo oggettivo, quindi quelli per motivi organizzativo-economici, riguarda tutti i datori di lavoro, indipendentemente dalla dimensione dell'azienda, dal numero di dipendenti impiegato, indipendentemente dal settore, indipendentemente insomma, da dimensione settore. E le eccezioni sono però per cessazione definitiva dell'attività. In caso di cessazione definitiva dell'attività che non comporta neanche la parziale continuazione dell'attività, allora in quel caso si può licenziare. Una seconda eccezione è data dalla stipula di un accordo collettivo aziendale con i sindacati più rappresentativi a cui i singoli dipendenti aderiscano, decidano di aderire. E il terzo caso è il fallimento dell'azienda che non permetta la continuazione dell'attività sostanzialmente. Quali licenziamenti sono invece permessi? Sono permessi i licenziamenti disciplinari, quindi per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, quindi quelli legati al comportamento del lavoratore che è stato sostanzialmente il cui comportamento è stato contestato
e che, per cui il datore di lavoro ha deciso di procedere con un licenziamento disciplinare. I licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età, i licenziamenti per mancato superamento del periodo di prova, il licenziamento dei dirigenti, quindi questi, tutti questi sono permessi, il licenziamento dei lavoratori domestici, la risoluzione a fine del periodo di apprendistato, è permessa anche. E in ultimo, il superamento del periodo di comporto, vale a dire il periodo di comporto definito da contratto collettivo del mantenimento del posto di lavoro durante la malattia, se viene superato si può procedere col licenziamento. Attenzione per quanto riguarda l'apprendistato, che insomma i periodi di sospensione dovuti da cassa dovranno essere, il periodo d'apprendistato, molti contratti collettivi prevedono che venga sostanzialmente prorogato per i periodi di sospensione dovuti anche ad esempio alla cassa integrazione. Quindi in questo caso dobbiamo vedere se eventualmente il periodo di fine apprendistato deve essere posticipato, bisogna valutarlo caso per caso. Passando invece al lavoro, allo smart working. Allora, fino al 31-1 sostanzialmente si potrà, sarà ancora in vigore la modalità semplificata dello smart working, quindi la comunicazione semplificata. In altre parole, basterà fare solo una semplice comunicazione al Ministero del Lavoro, non dovranno esserci gli accordi individuali. E il datore di lavoro potrà farlo in modo unilaterale perché appunto lo smart working in questo periodo di pandemia è considerato uno strumento per limitare il contagio da Covid. Dall'1-2-2021 si ritornerà alle regole ordinarie, quindi occorrerà avere la sottoscrizione di un accordo firmato dai singoli lavoratori in cui si vanno a definire ad esempio le modalità di esecuzione della prestazione all'interno e all'esterno dei locali aziendali, come il datore di lavoro esercita il potere direttivo e disciplinare, ad esempio, gli strumenti che vengono dati in dotazione. Tutti questi elementi vengono inseriti di solito all'interno di questo accordo e dovrà essere fatta la comunicazione obbligatoria sul sito del Ministero del Lavoro. La legge di bilancio ha già previsto che la soglia di tolleranza massima per lo smart working semplificato sarà in ogni caso fino al 31 marzo, dopodiché si dovrà procedere con le regole ordinarie. Noi ovviamente consigliamo di, tra virgolette, mettersi in regola già adesso con tutti quelli che sono gli adempimenti ordinari, in modo che quando verrà meno questa procedura semplificata, sostanzialmente l'azienda sia già in regola. Nell'accordo di smart working, gli elementi chiave che devono essere contenuti sono questi. Innanzitutto, la definizione del luogo della prestazione, che come si sa potrà essere in parte all'interno e in parte all'esterno dei locali aziendali. Quindi, nell'accordo di smart working, sostanzialmente vengono definite il numero di giornate massime in cui il lavoratore può lavorare all'esterno dei locali aziendali, viene definito anche, ad esempio, il luogo. In cui il lavoratore può lavorare. Ad esempio, alcune aziende lasciano piena libertà, mentre altre aziende sono un pochino più, diciamo, restrittive come scelta. Questo è dovuto ovviamente anche a un fatto di, ad esempio, legato alla sicurezza sul lavoro. Se, ovviamente, come datore di lavoro, se io permetto al mio lavoratore di lavorare anche, ad esempio, dallo chalet a 3.000 metri, magari mi accollo qualche rischio in più rispetto al dire comunque puoi lavorare solo dal tuo domicilio che mi hai dichiarato. Però queste sono valutazioni che vengono fatte ovviamente con l'azienda e con il management aziendale. Dovrà essere fatta una forma scritta e prevista da legge, saranno definiti gli strumenti che vengono dati in dotazione al lavoratore e le regole di utilizzo anche di questi strumenti, e verrà fatto riferimento all'orario di lavoro, nel senso che non ci sarà un rilevamento dell'orario di lavoro, però ad esempio magari si richiederà al lavoratore di essere disponibile per riunioni piuttosto che appunto di essere disponibile in determinate fasce orarie che possono coincidere anche con quelle, diciamo, del contratto di lavoro. E
Lo smart working è un diritto del lavoratore? No, in generale no. In questo caso di emergenza sanitaria, però per alcune categorie è stato definito come diritto, vale a dire parliamo dei lavoratori ad esempio cosiddetti fragili, quindi quelli che abbiano una certificazione medica che attesti una condizione di rischio, di immunodepressione, patologie oncologiche, che stanno svolgendo terapia salvavita, per cui appunto lo smart working può essere. E anzi, può essere, è uno strumento di tutela della salute. I lavoratori dipendenti, in caso abbiano i figli in quarantena disposta dall'ASL per la chiusura delle scuole, ad esempio, hanno diritto allo smart working, quelli con figli sotto i 16 anni. E, lavoratori disabili gravi, ai sensi della legge 104, lavoratori che convivono con familiari immunodepressi, perché chiaramente possono portare a casa, ovviamente, insomma, possono mettere a rischio i propri familiari, andando ad esempio anche solo al lavoro. E in ultimo, i lavoratori con un familiare con disabilità grave, perché ovviamente in questo periodo, è un periodo particolare e insomma viene garantito come diritto per poterli assistere. Ovviamente è un diritto a patto che il lavoro possa anche essere svolto da remoto. Se il lavoro non può essere svolto da remoto, ci saranno chiaramente altri strumenti che dovranno essere presi in considerazione. È importante però sottolineare una cosa, che per il successo del lavoro in smart working non basta ovviamente solo diciamo, una regolamentazione da un punto di vista normativo o contrattuale, ma occorre considerare altri fattori più legati all'organizzazione del lavoro e alle skill, quelle cosiddette soft skills che hanno sia datori di lavoro che lavoratori stessi per gestire il lavoro da remoto. Quindi per sostanzialmente passare da quello che è stato remote working per molte aziende a quello che è lo smart working vero e proprio, quindi che faccia incrementare anche la produttività e l'efficienza, occorre, pensare ad alcuni punti importanti. Innanzitutto bisogna spostare il focus da quello che è, passatemi il termine, la timbratura del cartellino a un lavoro più per obiettivi. E questa è una delle chiavi dello smart working. Occorre ripensare le modalità organizzative del lavoro, pensando appunto che il lavoro verrà svolto appunto da remoto. Occorrerà che il datore di lavoro o i responsabili abbiano anche capacità di gestire il team a distanza. E bisognerà implementare dei tool adatti al lavoro da remoto. Quindi adesso ci sono un sacco di strumenti che prevedono, ad esempio, l'integrazione fra chat, plan, quindi la pianificazione delle attività da fare con visibilità da parte di tutto il team della task assegnata, ad esempio, ad un membro del team. Delle repository, quindi degli strumenti in cui si possano mettere sostanzialmente dei documenti condivisi e che siano accessibili sostanzialmente da ovunque. Questi, secondo me, sono i punti principali da sviluppare per avere uno smart working efficace. Vi parlo di un caso pratico di un'azienda che appunto ha implementato lo smart working con molto successo, tanto che appunto ne ha parlato anche il Corriere della Sera. A ottobre 2020 è il caso di Sinestesia, un'azienda che ho avuto la fortuna di seguire in questa implementazione, in questo piano di implementazione. E diciamo l'innovazione per cui sono finiti addirittura sui giornali è stata che hanno previsto loro, proprio nell'ottica della focalizzazione solo sugli obiettivi e sul cercare di migliorare la vita del lavoratore. Hanno definito un core time di 5 ore, sostanzialmente, quindi dalle 9 alle 12, dalle 14 alle 16, per tutti i lavoratori, anche per i lavoratori che, ad esempio, debbano lavorare 8 ore al giorno. In questo modo, soprattutto i lavoratori che hanno magari figli piccoli, che si sono trovati a casa con le scuole chiuse, potevano focalizzarsi sul rimanere reperibili per riunioni piuttosto che allineamenti. Durante quelle 5 ore, le altre 3 ore lavorarle un pochino quando riuscivano, quindi magari anche la sera quando i bimbi erano a letto. In questo modo, appunto, si è
ci si è focalizzati molto sugli obiettivi e si è favorito molto la conciliazione vita-lavoro dei lavoratori, sostanzialmente. E, quindi, insomma, un caso, diciamo, il core time, anche dall'organizzazione sindacale datoriale che ci ha seguito, è il primo caso in Italia di azienda che applica questo tipo di politica, dando così tanta fiducia ai propri lavoratori, però sta portando ottimi frutti, insomma, sta portando ottimi frutti. Vi ho segnalato anche l'intervista fatta all'amministratore delegato di Sinestesia, in cui parla della sua esperienza in azienda, in cui sottolinea anche, ovviamente queste slide verranno consegnate a tutti, sottolinea anche quali sono state, oltre ai vantaggi e alle opportunità, anche le sfide e, insomma, un pochino le criticità legate all'implementazione dello smart working, perché chiaramente essendo un processo nuovo vede anche ovviamente delle difficoltà inizialmente, che però, insomma, i vantaggi sembra che abbiano ampiamente superato quelli che sono stati i problemi di implementazione, ecco. Passando invece a quelle che sono gli sgravi, inizio con decontribuzione sud, che in realtà non è un vero e proprio sgravio, nel senso che decontribuzione sud è appunto uno strumento che riduce il costo del lavoro per le aziende che abbiano sedi produttive nel sud Italia. Quindi si applica a tutti i rapporti di lavoro, sia quelli da instaurare che quelli però già in essere, quindi non è uno sgravio per nuove assunzioni, ma basta che ci sia un rapporto di lavoro con dei lavoratori che, insomma, con sedi operative che siano nel sud Italia. L'importo è stato definito nel 30% dei contributi a carico del datore di lavoro fino al 2025, l'importo dello sgravio, per poi passare al 20% negli anni 2026-2027, per poi passare al 10 nel 2028-2029. Per i primi 6 mesi del 2021 c'è un'autorizzazione preventiva per, diciamo, più veloce, data dal quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, mentre per quanto riguarda i periodi successivi ci sarà bisogno dell'approvazione della Commissione europea. È stato rafforzato, non mi sento dire che è un nuovo sgravio, perché fino, insomma, a fine del 2020 c'è stato lo sgravio under 35, però è stato prorogato e rafforzato lo sgravio per l'assunzione di giovani che non abbiano mai avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Quindi si è alzata un pochino l'età dei beneficiari, quindi si parla adesso di under 36, quindi si applica a tutti i lavoratori assunti per la prima volta che non abbiano mai avuto un contratto a tempo indeterminato e che non abbiano compiuto ancora 36 anni. È stato alzato l'importo dello sgravio, passandolo dal 50% al 100% sostanzialmente dei contributi a carico azienda per un massimo di 6.000 euro annui, e decorre per il biennio 2021-2022. Il datore di lavoro non deve aver sostanzialmente proceduto nei 6 mesi precedenti e nei 9 mesi successivi a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, quindi per motivi economico-organizzativi, sia collettivi che individuali, e lo sgravio è soggetto comunque all'approvazione della Commissione europea, quindi non è ancora attivo. Un ulteriore sgravio che è stato rafforzato è lo sgravio per donne lavoratrici, vale a dire che questo sgravio in realtà era già previsto dalla legge Fornero, però è stato aumentato sostanzialmente l'importo dello sgravio. Quindi le destinatarie sono le donne di qualsiasi età che sono disoccupate da almeno 24 mesi, se invece presenti residenti nelle aree svantaggiate bastano 6 mesi. L'importo dello sgravio è dato dal 100% dei contributi a carico dell'azienda per un massimo di 6.000 euro annui, e la durata è di 12 mesi se il contratto è a tempo determinato e 18 mesi in caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato. E vale anche in questo caso per il biennio 2021-2022. I contratti a tempo determinato. Allora, sostanzialmente la legge di bilancio ha confermato la proroga
o barra rinnovo aggiuntivo rispetto al numero di proroghe e rinnovi massimi previsti da legge. In altre parole, il numero di proroghe e rinnovi massimo per il contratto sostanzialmente a causale, tempo determinato a causale, è di massimo 4 proroghe o rinnovi. La legge di bilancio ha detto che si può sostanzialmente applicare un rinnovo, una proroga in più rispetto a questi quattro, però non derogando rispetto al decreto costo, vale a dire che in buona sostanza io ho in tutto 5 rinnovi barra proroghe. Se ho già usato diciamo, il quinto extra, il rinnovo proroga quinto extra durante diciamo, la vigenza del decreto agosto, sostanzialmente mi sono giocata la quinta proroga barra rinnovo. Se invece non l'ho ancora usato, ho tempo fino al 31/3 per poterlo utilizzare. Valgono sempre le regole di prima, quindi questa proroga o rinnovo non può essere superiore ai 12 mesi. Se mi, appunto, come dicevo, se ho già usato quella del decreto costo, non posso usare questa qui della legge di bilancio. La durata massima comunque totale del contratto a tempo determinato è di 24 mesi. E appunto il numero di proroghe massime in ogni caso rimane 5. Quindi facendo un esempio pratico, appunto se io ho assunto il lavoratore l'1 febbraio 2020, l'ho già prorogato 4 volte e questo contratto è in scadenza il 31 di gennaio, io potrò effettuare un ulteriore rinnovo proroga entro il 31/3, a patto che questo proroga o rinnovo non sia superiore ai 12 mesi. Se invece, come nel secondo caso, l'azienda Alfa che ha stipulato un contratto l'1/10/2019 l'ha già prorogato 5 volte, non potrà fare più rinnovi o proroghe. In ultimo, facciamo un cenno a quella che è il congedo di paternità, che viene elevato, il congedo obbligatorio di paternità, che nel 2021 passa da 7 a 10 giorni. E il congedo di paternità è esteso anche ai casi di morte perinatale. Il padre, ricordiamo che potrà astenersi un ulteriore giorno a patto che la madre rinunci a un giorno di congedo parentale obbligatorio. Quindi il papà potrà stare a casa 11 giorni, però la mamma non starà a casa 5 mesi previsti, ma sarà 5 mesi meno un giorno, sostanzialmente. Io avrei toccato tutti gli argomenti che avevo pensato di toccare, quindi lascerei spazio alle domande. Se avete dei quesiti, potete farli appunto nella chat e cercheremo di rispondere. Vi invieremo a tutti le slide e metteremo a disposizione anche il video sul sito dello studio. C'erano due mani alzate, adesso c'è la mia collega Annalisa Fasolino che è venuta a supportarmi. Non so se le due mani alzate erano legate a due domande, se sono legate a due domande potete scriverle, insomma. Buongiorno a tutti. Io in realtà nella chat non vedo domande, quindi credo che tu sia stata molto esaustiva a tal proposito. Non so, al massimo se poi ci saranno dei dubbi dopo, chiaramente siamo sempre disponibili per rispondere, insomma, non ci sono difficoltà. Le due mani alzate io non le vedo più. Quindi direi che se non ci C'è una domanda. Il signor Giampiero chiede: mi sono perso il termine di proroga licenziamenti. Allora, il termine di proroga dei licenziamenti è il 31 di marzo 2021. Come diceva la collega, ci sono sentori che questo termine possa andare oltre, che quindi si possa prorogare
al 30 di giugno, ma attualmente non abbiamo notizie certe in merito. L'unica data certa oggi è il 31 di marzo. Sì, aggiungo ancora che in teoria si spera che ovviamente se prorogano il blocco dei licenziamenti, si spera che proroghino anche le settimane di cassa integrazione, perché non possono richiedere ai datori di lavoro di farsi carico, scusatemi, di farsi carico del costo del lavoro dei dipendenti se non possono licenziare, chiaramente. Quindi ci auguriamo che venga prorogato anche quello. Sì, come discutevamo l'altro giorno con Laura, anche lì la sensazione è che ci possano essere 18 settimane, tendenzialmente non per tutti i settori, per cui vediamo come proseguiranno i lavori, però probabilmente se c'è questa tendenza sicuramente ci sarà, se non per tutti, almeno la copertura della cassa integrazione ulteriore. Io non vedo altre domande e quindi, anzi si aspetta, mi sono dimenticato. Ah, ecco, sì, io ne vedo una che chiede: nel conteggio delle proroghe si deve tener conto anche delle proroghe fatte con il contratto di somministrazione? Sì. Bisogna tener conto anche delle proroghe fatte col contratto di somministrazione. Attenzione, chiaramente stiamo parlando di stessa mansione svolta dal dipendente che si viene ad assumere direttamente e deve trattarsi dello stesso utilizzatore. Non ne vedo altre, Laura, non so se tu. No, non le vedo neanche io. Se. Ok. Hai visto te, Annalisa? Allora, qui mi chiede: nel caso di contratto di somministrazione, il numero di proroghe è sempre 6. In realtà dicevamo che il numero delle proroghe è comunque 5, perché devono essere 4 ordinarie più una a causale, oltre le 4 di un totale di 12 mesi, sempre nel rispetto dei 24 mesi di durata massima del contratto a termine. Ok, quindi direi che qualsiasi altra domanda, ovviamente siamo disponibili, insomma potete scriverci, potete chiamarci, siamo disponibili a rispondere, quindi scriveteci pure e risponderemo se vi viene in mente altro. Quindi vi auguriamo una buona giornata e una buona continuazione di giornata. Arrivederci a tutti, buona giornata.